Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Oggi andremo a parlare di iOS 16. È davvero pronto? Andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Mirko Zain, come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram Mirko-Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare di questo ragazzi, iOS 16. Siamo ormai in dirittura d'arrivo, ma andiamo a scoprire oggi, prima di parlare ovviamente anche di ipotetica data di uscita ovviamente di questo nuovo aggiornamento per tutti, andremo a parlare anche di come va, perché effettivamente Apple conferma, secondo alcune fonti, che ormai iOS 16 è veramente pronto. Ma è pronto davvero? Lo scopriamo insieme oggi, perché qualcosa va bene, qualcosa chiaramente purtroppo va ancora male. Ma iniziamo intanto ragazzi con la presunta data di uscita, perché secondo le ultime informazioni il nuovo Apple Event di presentazione dei nuovi iPhone 14, dove verrà rilasciata anche la data di uscita del nuovo iOS 16, dovrebbe, secondo gli ultimi rumors, tenersi il 7 settembre per un day one, quindi un acquisto in tutti gli Apple Store del mondo, compresa l'Italia, per il 16 di settembre. Però ragazzi, nel mezzo fra queste due date dovrebbe arrivare iOS 16, perché secondo appunto gli ultimi rumors e la cronologia che ci ha abituato Apple a vedere nel corso degli anni, lunedì 12 settembre potrebbe arrivare per tutti proprio il nuovo iOS 16. Ma andiamo al succo della discussione. Come va questo aggiornamento? E ora, ragazzi, io... come ve lo spiego? È uno dei migliori aggiornamenti che siano mai stati fatti in fattore prestazione, cioè applicazioni sono veramente top ancora, anche se non sono ottimizzate pienamente con iOS 16, velocità incredibile, avvio di giochi, social e molto altro, diciamo nell'uso generale per ogni singola cosa che noi facciamo. È veramente il top, c'è stato un netto miglioramento delle prestazioni, infatti statistiche alla mano, i punti della CPU e della GPU, sia multicore, single core e metal core, sono stati incrementati ovviamente soprattutto nelle ultime versioni beta, nella beta 6, e siamo in dirittura d'arrivo proprio per questo, perché il software ragazzi ha livelli incredibili. C'è solo un problema. Io come glielo spiego ora ai ragazzi questo problema che ogni anno si presenta e sembra che poi, cioè, lo fanno apposta, no? Io come ve lo spiego, ragazzi? Come, senza allarmarvi un po'? Cioè, i problemi sono inesistenti. Ce n'è solo uno, ragazzi. Il maledetto solito problema. E ve lo faccio vedere anche da qui, ora lo vedrete sicuramente. Le statistiche della batteria, perché purtroppo la durata batteria generale, ad esempio sul mio iPhone 13 Pro Max, che attualmente è l'iPhone che dura maggiormente in questo momento in commercio, non riesco ad arrivare a fine giornata, ragazzi. Ma proprio, cioè, niente, lo devo caricare due volte al giorno. Non è che stiamo parlando di, sai, arrivo alle 5, 6 del pomeriggio, no, certe volte dalle 9 del mattino fino alle 14, 15 e poi già è scarico, ragazzi, già dobbiamo ricaricare il nostro iPhone seguendo, ripeto, giusti cicli di ricarica. Ti ricordo di scaricare iAppZain, ovvero la migliore app per scoprire tutte le ultime news sul mondo Apple, ma ti ricordo anche di scaricare iAssistenza, l'app che ti permette di risolvere tutti i tuoi problemi con iPhone ed iPad, ed infine ti ricordo di scaricare iSfondi, l'app che ti permette di trovare tutti gli ultimi e fantastici sfondi del momento per il tuo iPhone. Sono tutte gratis, scaricale qui sotto in descrizione oppure su App Store. Ed infatti andiamo a vedere questo screen, il primo screen e unico screen che raggruppa gli ultimi 10 giorni di carica, e vi faccio vedere ovviamente una media di quello che danno le statistiche. Ora, media schermo acceso 6 ore e 13 minuti, media schermo spento 3 ore e 36 minuti. Se noi dovessimo fare la somma, praticamente arriviamo quasi a 10 ore. Che non è neanche male, non è neanche male. Però se io alle 9 del mattino accendo iPhone, 10 ore le faccio alle 19, e alle 19 non è finita la giornata. Se io sto ancora lavorando, se sono in giro, cioè non posso affidarmi a uno smartphone con un sistema operativo che dopo, tra una media tra le 7 e le 10 ore,
si può spegnere, cioè io non riesco a capire perché ogni anno Apple con i nuovi aggiornamenti dalla beta poi passano alla versione ufficiale non riescano a mantenere, ma soprattutto sui modelli precedenti, cioè gli iPhone 14 chiaramente dureranno di più ragazzi perché sono gli iPhone 14, cioè, neanche a dirlo ovviamente, ma perché i modelli precedenti hanno sempre questo maledetto calo? Puoi cambiare la batteria, puoi riaverla al 100%, però il software, non lo so, si ingrippa, non so come spiegarvelo ragazzi, ogni maledetto anno c'è sempre questo problema. Quando stiamo per passare dalla versione quasi finale della beta a quella ufficiale, c'è sempre questo problema di batteria. Ora, io ho testato sia su iPhone 13 Pro Max, sia su iPhone 12 Pro Max e sia su iPhone un po' più vecchiotti. Il problema è che questo calo avviene solo sui modelli 13 e 12. Gli altri non hanno, diciamo, molta differenza, o comunque nei modelli che ho testato io non c'è tutto questo grande cambiamento. Ma nei modelli top di ultima generazione sì, e mi dovete spiegare perché ogni anno succede proprio questo. Maledizione. Io sono veramente curioso di vedere effettivamente la novità principale di iPhone 14, ovvero il nuovo frontale, perché quello permetterà di sfruttare l'Always On Display. E io dico, se già questo, il 13 Pro Max e anche il 12 Pro Max hanno avuto un calo con iOS 16, ora iPhone 14 Pro e Pro Max usciranno di default con iOS 16 ovviamente, quindi il problema non si pone. Ma bisognerà vedere se il cambiamento sia interno della batteria fisica, sia il software, sia eventuali problemi, sia l'Always On Display, quanto consumeranno ragazzi, perché è facile dire gli iPhone 14 Pro e Pro Max dureranno di più, ma non lo sappiamo ragazzi, perché potrebbe esserci anche un problema su iOS 16. Il problema è che c'è tutti gli anni sto problema, però questa è un'altra storia. Ora, io voglio sapere il vostro parere ragazzi, cosa ne pensate di questa stupidaggine, perché per me è una stupidaggine. Ogni anno, quando siamo alla fine del ciclo delle versioni beta estive e stiamo per travasare tutto negli iPhone ufficialmente, tutti hanno problemi di durata batteria. Poi io vorrei capire perché, ma soprattutto vorrei capire il vostro parere. Io spero sempre ogni anno, da quando parlo di questo problema, che Apple non lo faccia apposta, perché sarebbe veramente scandaloso, però ragazzi è indubbiamente certo che ogni maledetto anno gli iPhone durano sempre meno. Ma perché? 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 E vi faccio vedere l'ultimo screen ragazzi, questa è una delle giornate massime che sono riuscito a fare proprio nelle ultime settimane, e si parla di schermo acceso 8 ore e 15 minuti e schermo spento 24 minuti, cioè non ho neanche spento l'iPhone praticamente. Le app che hanno consumato di più ovviamente sono Instagram, TikTok, WhatsApp eccetera eccetera, diciamo che i social sono le app che consumano maggiormente, in media sono sempre queste le applicazioni che influiscono parecchio. Ora, il problema è questo. Secondo me non sono i social e basta, perché i social, lo sappiamo, consumano ogni anno, ogni giorno, una marea di energia. E fino a qui ci siamo. Ma se Apple mantiene un certo standard su App Store e le applicazioni social consumano così tanto, perché le accettate? Io mi chiedo questo. Se influiscono così tanto sulle prestazioni della batteria ogni giorno, perché accettate queste applicazioni? Fate in modo che gli sviluppatori, i grandi sviluppatori come Facebook, eccetera, eccetera, riescano a ottimizzare bene e in maniera logica per noi la durata batteria e il consumo delle loro applicazioni. Cioè, non ne posso più io, ragazzi, che brutto così. Cioè, Instagram, Facebook, WhatsApp, tutti i social, perché devono consumare la nostra forza? Cioè, io, ok, li uso tanto per lavoro, ma ci sono giorni dove lo uso boh un'ora, si scarica il 40% della batteria, cioè non è normale ragazzi, non lo è. E vi svelo anche questo, qualche social ha già reso compatibile la propria applicazione con iOS 16, quindi perché non c'è questa ottimizzazione? Ormai, ripeto, la beta è completa, quasi completa, forse ci sarà un'ultima versione beta, ma non capisco perché non sia possibile far sì che iOS 16, le applicazioni e i dispositivi un po' più vecchiotti coesistano senza rompersi. Ma comunque ragazzi, con questo rammarico in corpo vi dico che iOS 16 è effettivamente pronto in fattore prestazioni, non è pronto in fattore durata batteria, però secondo me Apple lo rilascerà lo stesso.
Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per applezane.net e ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad applezane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.